Terrore in gioielleria, il racconto di chi ha tentato di rincorrere i banditi, mi hanno puntato la pistola in faccia. Parla il figlio del macellaio ucciso negli anni di piombo da Battisti e dice gli sputerei in faccia. Il sindaco di San Paolo ospita Venezia afferma Battisti è un criminale, va estradato. Inseguimento dei carabinieri da Venezia ad Abano Terme, in macchina avevano 30 kg di droga. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dal territorio veneziano. In primo piano, lo avete sentito, c'è questa sera la cronaca. Partiamo dall'intervista di un tabaccaio di Dolo che non ha esitato ad inseguire i rapinatori che hanno provato proprio ad assaltare la sua tabaccheria. Sentite. Ho incrociato due uomini che erano loro con due borsoni. In quello che ho riconosciuto che erano loro mi sono girato, ho provato a correre lì dietro. E correndo lì dietro, niente, si sono girate, mi ha puntato la pistola, ho dovuto fermarmi. Eccolo Nicola, 23 anni appena, per tutti in città è il nuovo eroe. È lui il tabaccaio di Dolo che ieri pomeriggio verso le 17 ha cercato di fermare due banditi dopo l'assalto armato nella gioielleria accanto e il sequestro di persone di alcuni passanti qui in via Mazzini, in pieno centro abitato. Volevo più che prenderli, volevo stargli dietro per vedere appunto dove andavano, dato che erano a piedi, ho detto avranno una macchina, avranno un qualcosa per provare a stargli dietro, appunto a vedere se riuscivo a tirare giù appunto il numero di targa che ho fatto. Voce limpida, sguardo pulito di chi crede in un futuro migliore, a cominciare dal presente. Ho agito d'impulso, rivela oggi un po' sconcertato. Probabilmente sono italiani ma non ho idea di... E quando ti hanno puntato la pistola addosso? Cosa hai pensato? Non me l'aspettavo in realtà, perché proprio sono stato un attimo di stucco, cioè in senso vedevo che correvano con questi borsoni ma non ho immaginato che potessero essere armati, cioè non ho collegato, diciamo, quindi sì, è stato da incosciente, me ne sono reso conto dopo. Non devo chiedere scusa alle famiglie delle vittime uccise durante gli anni di piombo, così ha detto Cesare Battisti, e a queste parole ovviamente hanno reagito i familiari delle vittime, tra loro Adriano Sabbadin, figlio di Lino, macellaio di Caltana di Santa Maria di Sala, ucciso proprio dal terrorista. Ho visto anche ieri sera l'ultima notizia su internet che lui proprio non deve chiederci scusa a noi, ma io assolutamente mi fa schifo, mi fa ribrezzo questa cosa, perché quando è entrato per ammazzare mio padre era complice, c'era anche lui, sebbene non ha impugnato la pistola, l'ha impugnata Giacomini, lui era vicino, ha ordinato lui di sparare. Adriano Sabbadin commenta a caldo così le parole di Cesare Battisti, il terrorista che 38 anni fa gli ha ucciso il padre qui nella macelleria di famiglia a Caltana di Santa Maria di Sala con 8 colpi di pistola. All'epoca Adriano aveva appena 17 anni, ricorda. Ho visto gli spari, ho visto mio padre per terra, ho visto il sangue scorrere. Battisti, è ora che la finisca di prenderci in giro, è ora che la finisca di... è un vigliacco. Battisti è un assassino, nessuno sconto di pena, deve essere estradato da subito e scontare l'ergastolo per i 4 omicidi commessi durante gli anni di piombo, dice. Sputerei in faccia. E sulla possibile estradizione di Battisti è intervenuto oggi anche il sindaco di San Paolo, città del Brasile, oggi è arrivato a Venezia. La mia posizione come sindaco da San Paolo è che l'estradizione deve essere fatta. Cesare Battisti è un criminoso, con la condannazione qui in Italia. Non fa sentito che Brasile mantenga un criminoso in nostro paese. Non è solo l'Italia a volere l'estradizione per Cesare Battisti. Gran parte della società civile e dello stesso mondo politico brasiliano preme perché l'ex terrorista sia consegnato al paese dove ha commesso i suoi crimini. A partire dal sindaco di San Paolo, la più popolosa città del Brasile, nelle scorse ore a Venezia per firmare un accordo di amicizia con Luigi Brugnaro. Ora che nel nostro paese c'è un governo veramente democratico, afferma deciso João Doria, non possiamo dare protezione a un criminale. Deve rimanere qui, deve essere... tenere la estradizione fatta, autorizzata pela giustizia brasiliana e qui pagare per il crimine che ha fatto. E allora parliamo di un inseguimento da parte dei carabinieri da Venezia fino ad Abano Terme per fermare un importante traffico di droga.
Quasi 30 kg di marijuana sequestrata che, messa sul mercato, avrebbe fruttato ben 300.000 euro. Con la droga sequestrata, 4 gli arrestati. Si tratta di 2 ucraini, un albanese e un italiano. A riprova che lo stupefacente per lo spaccio segue la rotta balcanica e che arriva in Europa direttamente dall'Afghanistan. E la sintesi del bilancio dell'operazione conclusa dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia tra Mestre e Abano Terme. E ora ci occupiamo invece delle dichiarazioni dell'ex assessore regionale Renato Chisso, che nonostante il patteggiamento per le accuse di corruzione nell'ambito del processo Mose, ora si dichiara innocente e chiede la revisione del processo. Sono innocente, chiedo la revisione del processo, nella giustizia ci credo, alla fine emergerà la verità. Così al Corriere del Veneto il veneziano Renato Chisso, l'ex assessore regionale che dopo il patteggiamento a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni, con una confisca di 2 milioni di euro decisi dal Tribunale di Venezia a inizio settembre scorso, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire i veneti per l'importo di 5 milioni 376 mila euro. La sentenza come accoglimento per le accuse di corruzione formulate dal PM contabile nell'ambito della vicenda delle indagini per il Mose. E in chiusura l'ennesimo problema per il tram di Mestre, questa volta però a provocarlo è stato un incidente stradale, come possiamo vedere con l'aiuto del nostro tablet, ce lo porta Venezia Today, siamo in via Cappuccina a Mestre e questo incidente ha bloccato proprio il tram. Fortunatamente comunque per le persone coinvolte non si è trattato di un incidente grave. Per oggi invece da Venezia con questo è tutto, io vi ringrazio come sempre per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi auguro un buon proseguimento di serata. Come sempre, con la nostra programmazione.